Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora stasera video di regalini che ho ricevuto al compleanno e alcuni acquisti che ho fatto, scusate se mi è giusto la giacca, ma mi dà fastidio la schiena, e alcuni acquisti che ho fatto di recente, sì, più o meno nel periodo del compleanno fino ad oggi. Partirò dall'autoregalo che mi sono fatta, di cui vi ho anche parlato nel video Mi preparo con voi. Il compleanno, qualcosa del genere. Sono passata da Idea Bellezza perché avevo ricevuto per il mio compleanno lo sconto del 50% e ho preso le goccine asciugasmalto perché mi erano finite. A prezzo pieno venivano 10,99 euro, io le ho avuti alla metà. E poi ho preso anche, sempre della linea manicure, l'olio trattamento nutritivo per le cuticole, perché anche non avevo in questo periodo, non ho in questo periodo un prodotto del genere, ma sto curando le cuticole con gli impacchini con gli oli, eccetera. Come regalo per il compleanno da parte di Bottega Verde ho ricevuto questo kit di 7 profumi in provetta, di cui 2 sono anche per uomo, quindi poi li smisterò al mio fidanzato. Sono, se non sbaglio, tutti eau de Eau de toilette, quelli femminili. Poi c'è un eau de profond, però da maschietto. Come campioncino ho avuto 3 provette della linea Joy, non so come si pronuncia, Perfect. Trattamento contorno occhi, antiborse, antiocchiaie, attivatori di perfezione con proretinolo e estratto di goji. Scusate, e ho avuto queste 3 provine. E in più, ovviamente, mi hanno riempito di carte scartoffie con i vari sconti e scontini. E poi mi andrò a studiare con calma. Se mi interessa qualcosa, faccio un altro giro da Idea Bellezza. Poi sono passata da Sephora perché avevo il 20% di sconto e in più. Per il mio compleanno Sephora mi ha fatto un regalino. Con il 20% di sconto ho comprato l'aggeggino per non macchiarsi la palpebra quando si mette il mascara in velocità, anche se questo lo chiamano amplificatore di volume, ma mi serve per non macchiarvi la palpebra, di cui Lolla di recente ha fatto una recensione. Magari vi lascio, cioè, immagino che l'avrete vista, però se volete vedere come funziona vi lascio il link al suo video. E questo l'ho pagato, stava 4 euro meno il 20%, 3,20 euro. E come campioncino mi hanno dato questo gel, provetta di gel struccante all'acqua micellare, che ha detto una mia amica che pure ha fatto shopping da Sephora in questo periodo, e quindi le hanno dato questo campioncino che le piace molto, quindi sono curiosa di provarlo. Come regalo per il compleanno mi hanno dato un blush, è molto carino, tanto carino. Sono contenta perché per il compleanno, io adoro i regali per il compleanno, adoro i regali in ogni senso. È una piccola confezione da non so quanti grammi, dove sono i grammi? 2x3,7, sono 2 tonalità di blush, una più calda, un'altra più fredda, anche con lo specchietto, però qua c'è scritto Happy Birthday e non so se avrò mai il coraggio di farmi cancellare la scritta Happy Birthday. Poi c'è, oddio, l'ho toccato. Poi c'è anche lo specchietto. Questo color pesca, no, non so quale sia il colore, non c'è il numero, ne non so all'interno della gamma di Sephora quale sia il colore, però questo più, mi sto accecando probabilmente, aspettate, questo più pesca ha anche dei glitter, invece questo rosa mi sembra più opaco. I glitter sono dorati, mi ricorda al ricordo, perché io non ce l'ho, Orgasm di Nars. Io lo vidi tanti anni fa alla Sephora sugli Champs-Élysées a Parigi, però non,
Non avrei mai, all'epoca non ero così appassionata di trucco, eccetera. Mi truccavo giusto il minimo indispensabile, non andavo neanche dietro alle marche, eccetera. Ma no, comunque non avrei mai speso quella cifra per avere un blush, un fard si chiamava all'epoca. Così, però è un bellissimo colore sicuramente, cioè Orgasm di NARS a memoria era stupendo. Poi passiamo ai regali che mi hanno fatto gli amici. Allora, la compagnia mi ha fatto un doppio regalo da Idea Bellezza. Mi hanno messo, aiuto, la combo shampoo e balsamo extra lisciante di G-Cube che adoro. Peccato che, gliel'ho pure detto alla mia amica che l'ha comprato, che a Natale c'erano dei saldi e quindi li avevo già acquistati, questi qua li metterò da parte e li utilizzerò quando poi finisce la confezione che ho aperto di recente. E poi mi hanno preso della Babyliss la mini piastra arricciacapelli 2 in 1. Si può sia piastrare il capello che fare boccole molto stretta, come si vede nell'immagine. Io ho già una mini piastra della Babyliss che mi fu, non è una mini piastra, è un mini arricciacapello che mi fu regalato l'anno scorso, che mi piace tantissimo, poi me lo porto, me lo scarrozzo in giro, in palestra, in vacanza. Però avere la scelta 2 in 1, cioè con un solo prodotto riesce a fare due effetti, è ancora più carina come cosa. Anche io queste piastrine piccole le uso anche a casa, anche se ho la piastra grande, l'arricciacapelli grande. Non so, se devo fare solo il ciuffo, quando ho il ciuffo la frangetta, preferisco sempre quelle piccoline. Si riscaldano prima e si fa prima, secondo me. Aiuto, una coppia di amici in questa bellissima scatola con il cagnolino con le alucce, due cori. Mi hanno comprato... Oddio, aspetta. Poi, a parte che c'è la letterina che è personale, però... Di solito, cioè, l'anno scorso era molto carina, pure quest'anno ha scelto una bella fantasia la mia amica, con tutti i glitterini. L'anno scorso c'era una ragazzina bionda con i codini, mi prese in giro, sei te. Cioè, quest'anno l'ha fatta più sobria, sono diventata più grande. Comunque mi hanno preso questa bellissima borsa rossa, molto carina, con i dettagli oro, c'è anche il finto... lucchettino che ho tanta voglia di aprire. Dietro c'è la cerniera, dentro è a tre scomparti, di cui è centrale, non so se si vede, c'è quella con la zip, poi ovviamente ci sono le solite taschine qui e anche da quest'altro lato. Adoro questa borsetta, me la sono l'ho già utilizzata, devo essere sincera. Di solito cerco sempre di tenerle nuove le cose quando ve le devo mostrare, però questa qua a un certo punto ho deciso di metterla perché ero vestita in total black, sentivo l'esigenza di qualcosa che spezzasse con come ero vestita, facciamo da una botta di colore mi metto la borsa nuova ed era stupenda. Poi me la sono immaginata quest'estate con i sandali bianchi e rossi molto pinapposi, o con un total white o con un total black. Secondo me, se deve venire a piovere, secondo me, scass. Molto bella, veramente molto bella. La marca, non ve l'ho detto, è la HSL. Beh, è bella. È bella. Poi, in Italia abbiamo finito. Scusate il caos. Mi allungo per prendere la busta degli acquisti che ho fatto di recente. Allora, sono stata di recente a Siena e siamo entrati da Tiger e non potevo resistere al contenitore con la cannuccia rosa. L'ho pagato 3 euro, ma io c'è dentro lo scontrino. Aspettate. Devo lavare che puzza di chiuso sto coso. Scusate il telefonino, sì, 3 euro. Però li avevo già visti in giro per la mia città, però l'avevo visto in glicine, lillino un po' più scuro, celestino, verdino, ma io lo volevo rosa. Mentre lo volevo rosa con, anche col manico. Però mi sono accontentata di questo, visto che c'è il tappo rosa e scuro.
scusatemi ancora per il cellulare, ma hanno deciso di mandarmi tutti ora i messaggini. Poi mamma mi ha preso le solite salviette struccanti della seta blu. Finalmente vi porterò a fare una recensione, perché di solito le vedete solo nel video dei prodotti finiti, ma mai nel video acquisti, poi nel video recensione. Quindi vi farò anche una recensione, così ogni volta che quando ritorneranno si riproporranno nei video finiti non vi devo parlare ogni volta del prodotto, ma ci sarà il link. Poi mi sono mandata a prendere un'altra cover per il telefono, e stavolta ho deciso di prenderla viola scuro, sempre al libricino. Io adoro i libricini, è semplice, i buchini si trovano, molto carino, però c'ha la custodia, il case, quella rigidi che non mi fanno impazzire. Cosa carina che la parte qua avanti è morbida, ovviamente ci sono le pellicole protettive e il pannetto per ripulirlo. Non so quante pellicole protettive ho, e alla fine ne ho messo uno solo ed è ancora là, perché non si stacca. Sì, ci sono delle bollicine, però non si stacca. Poi mia zia mi ha preso della BioPoint questo colore trattamento, capelli chiari, chiarissimo, si attenua in 4-5 lavaggi, chromatin blonde in soli 5 minuti, biondo miele, ma in italiano Chromatix, protezione e luminosità per il colore dei tuoi capelli. Azione color mask è un trattamento ravvivante intensivo tono su tono che in un gesto intensifica, nutre, ravviva i colori in soli 5 minuti. Da provare. Poi mami della Garnier mi ha preso questo prodotto della linea Pure Active, è praticamente un correttore per brufolazzi più antinfiammatorio, fa sempre comodo. Della Deborah invece mi ha preso questo clean si dice, mi sembra di sì, Skin, praticamente un gel purificante per il viso con gli acidi della frutta. Mi sta finendo quello che ho, gliel'ho chiesto, ma me l'ha comprato. Poi ho preso da Idea Bellezza un semplice lip gloss trasparente, perché quello che ho in questo momento sta finendo. Mi piace sempre avere un trasparente a portata di mano, perché a volte, tipo in questo momento, giusto un tocco di luce, oppure su un rossetto un po' più opaco, se lo voglio fare diventare più lucido ci passo il gloss, o non lo so, su una semplice matita messa a mo' di rossetto la voglio più lucida, ci passo il gloss, o in velocità ci passo solo il gloss e vado via. Poi oddio, ci sono dei campioncini, però voglio farvi vedere dei primi campioncini che mi hanno dato della bellezza. Praticamente sono sempre della G Cube, della linea Total Green, e lo shampoo purificante, sempre comodo tenerli in borsa. Poi stamattina sono stata dai cinesi, ho preso un'altra di queste collane lunghe, 2 euro, non per il ciondolo perché è terrificante, quanto per la catenina che mi piace molto, che devo metterla a posto di questa che è troppo doppia, cioè voglio mettere questa che è un pochino più sottile. Io non so chi ha avuto l'idea di fare un ciondolo, una lampadina con cosi neri all'interno. L'ho fatto vedere al mio fidanzato, a un certo punto ho pensato tipo Halloween, me lo metto, faccio la strega con la pozione magica al collo. È bruttissimo. Poi ho comprato un centinaio di perle finte e mi sono fatto il super collanazzo. Non so quanto sarà, forse un paio di metri, non lo so. No, forse sono più di 100 perle, mi ricordo. Adoro questi, me ne sono fatte anche un'altra, non mi piacciono tanto. E poi dall'uovetto di Pasqua che portate i miei fidanzati è uscito un bellissimo bracciolino con i charms. Parlo così perché è troppo carino, è puccioso, ve lo voglio far vedere. Praticamente c'ha dei charms, c'è una forma di cagnetto, un porcospino, un micino, questo è un galletto e questo è un cavallino a dondolo. Io mi domando e mi chiedo, ma il cavallino a dondolo? Cioè sono tutti animali veri, perché il cavallino a dondolo? Mettimi il cavallo normale.
intanto mi faccio le mie pippe mentali. Ok, rimettiamo dentro, poi conserverò tutto. Ok ragazzi e ragazze, video outfit, come è uscito? Non ce la posso fare. Ok, video regali per del compleanno più acquisti random finisce qua. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!